Quest'anno stai trovando continuità nelle prestazioni dopo la sfortunata stagione precedente. Innanzitutto, come ti senti e come stai vivendo queste nuove esperienze in maglia granata? Ma sicuramente sono felice di essere rimasto. Comunque non sono ancora al 100%, posso migliorare ancora tanto, perché comunque stando tanti mesi fermi perdi le distanze del campo e tutto. Io cerco sempre di allenarmi al meglio, il mister mi sta dando una grande mano e spero prima o poi di raggiungere il 100% della condizione, perché ad ora ancora non sono a quel livello. Il mister chiede tanto a voi difensori, anche l'assetto difensivo che vale da 3 a 4. Tu come ti trovi e soprattutto qual è la differenza di interpretazione dal punto di vista tuo? Ma io credo che non ci deve essere nessuna differenza, perché comunque, come avete visto oggi, Donnarumma e Coda sono stati i primi difensori e se loro ci danno una mano diventa tutto più facile, quindi o a 3 o a 4, l'importante è che si corra tutte 11 fino al 90esimo come abbiamo fatto oggi. Cosa è cambiato rispetto alle partite precedenti nel momento in cui siete scesi in campo dall'inizio motivati e concentrati? Ma non è cambiato nulla, però sai, siamo un gruppo nuovo e pian piano stiamo capendo il mister cosa vuole veramente, e credo che oggi sia un piccolo punto di partenza. Adesso si punta e si pensa alla spalla. Sì, ma noi scendiamo sempre in campo per risultato, poi per fare risultato, poi a volte riusciamo e a volte no, però cioè, a parte Novara e i primi 20 minuti di Vicenza, credo che c'è stato sempre l'impegno della squadra.